grande Ricky! L'abbraccio alla sua famiglia sancisce il completamento dell'impresa per Riccardo Tosetto. Era partito dalla Corugna il 29 ottobre del 2023, 153 giorni di navigazione dopo, in solitaria e senza scalo in barca a vela, la gioia esplode per il rientro nel porto spagnolo da cui era partito, portando a termine la Global Solo Challenge a bordo della sua imbarcazione Ob Portus. Una sensazione quasi di leggerezza, perché dopo 5 mesi in barca è difficile capire la sensazione che si ha quando si tocca terra. Per ora siamo ancora sul pontile, ma siamo fermi. È una sensazione quasi nuova. L'emozione di tornare a camminare sulla terraferma dopo 5 mesi trascorsi in mezzo al mare per circumnavigare il mondo, passando per l'Equatore, il Capo di Buona Speranza e Capo Horn. Il momento più emozionante sicuramente è stato il passaggio di Capo Horn, quando ho cambiato rotta per passarci vicino e ho avuto anche la sorpresa che il guardiano del faro proprio di Capo Horn mi ha contattato via radio e io mi sono avvicinato e mi ha fatto anche delle bellissime foto. E il mio giro del mondo l'ho fatto per passare quel capo mitico e l'ho visto ed è stata un'emozione incredibile. L'incontro notturno con le balene, le emozioni, riempirsi gli occhi con le bellezze dei luoghi più sperduti della terra. Per lo skipper cittadellese però non sono mancati momenti difficili. Per ben 3 volte ha affrontato venti forti che lo hanno provato. E il quarto momento, per non farsi mancare nulla, 3 giorni dall'arrivo, un'altra depressione con venti costanti intorno ai 50 nodi e soprattutto la perdita del pilota, quindi ho dovuto timonare una notte intera, poi mettermi alla cappa a riparare il pilota perché è stremato e è stata abbastanza dura. Ora rientro in Italia, il ritorno alla vita sulla terra, sognando già nuove imprese per il mare.